Secondo me funziona bene la vignetta che si è fatto vedere, cioè il panico per mi sentite? Per Marche 2020. Cercheremo di farcela. Io ho sempre avuto grande ammirazione sincera per Franco Sotte e per il suo gruppo. Oggi ascoltandolo questa ammirazione supera il livello di guardia, sta diventando quasi invidia, ma non tanto per la competenza, per la passione, perché ognuno nel suo settore magari ce la mette, ma avete visto queste diapositive, non tanto per i colori, quello sono buono pure io, però tempietti greci, freccette che appaiono, insomma io di quelle cose lì non sarei capace, per cui non vi faccio vedere delle slide, vi cerco di seguire una traccia e spero di non tediarvi. Allora, il progetto Marche 2020 è un progetto facile e difficile nello stesso tempo, perché fare previsioni, uno vabbè, ci può mettere un po' di fantasia, ci viene chiesta un po' di fantasia, tanto nessuno insomma, può confutare nel momento quello che si può dire, però è difficile se si vogliono fare le cose seriamente. Rischia anche di portare un po' sfiga, perché Keynes diceva che nel lungo periodo saremo tutti morti. E allora io dico, il primo obiettivo è arrivarci, ecco, questo è l'obiettivo di Marte, cerchiamo di essere vivi, arrivarci e vedere cosa succede. I punti di riferimento che abbiamo presi sono quelli più facili, relativamente più facili, innanzitutto le proiezioni demografiche e del PIL, che è già una cosa un po' più azzardata. Poi abbiamo gli obiettivi Europa 2020, le deroghe rispetto agli obiettivi prese dall'Italia nel 2020, e abbiamo fatto il confronto delle Marche rispetto a questi obiettivi. Vi do soltanto alcuni dati brevi, poi avendo meno competenza comunque qualcosa cercherò di dire per il settore diciamo agricolo-rurale, anche perché mi avvalgo di un appunto che ha preparato Sabrina Speciale, perché fa parte di un gruppo di referenti interni alla regione ai quali io ho chiesto ciascuno di loro per le loro competenze di fare il quadro sui punti di forza e punti di debolezza. Allora, al 2019 la popolazione aumenterà del 4,7%, queste sono previsioni medie rispetto a una più alta e una più bassa, compresi anche gli immigrati. Vi ricordo che nel decennio precedente era aumentata del 7,8%. Il PIL si prevede che aumenterà del 5,1%, quindi ci sarà un lieve incremento del PIL pro capite, per quel che si può dire adesso del PIL, tenendo conto che già nel prossimo anno si prevede una grande depressione e così via. Nel decennio precedente era aumentato un po' di più del 5,6%, questo in termini reali, questo si riferisce alle Marche. In realtà l'Italia avrà un aumento del PIL superiore del 6,7%, il che vorrà dire che il PIL pro capite marchigiano, che già nel periodo precedente era aumentato di meno che nella media, che nella media nazionale, anche nel prossimo decennio pur aumentando, però aumenterà di meno che nella media nazionale, quindi le Marche sono destinate, se non si fanno politiche di accelerazione dello sviluppo, a perdere un po' di peso relativo. Sono sempre stata una regione di PIL pro capite medio nell'ambito europeo, l'Italia e le Marche sono un po' scese e le Marche rischiano di scendere ulteriormente. Gli stranieri residenti sono nel 2010 l'8,5%, si prevede che saliranno al 12% nel 2020, al 19% nel 2050, quindi nel 2050 ce ne sarà, ma forse io non ci sarò di sicuro, ce ne saranno uno ogni 5. E per quel che riguarda gli obiettivi Europa 2020, le Marche sono allineate per i problemi, gli obiettivi di educazione, di istruzione, di occupazione, di tasso di povertà, di inclusione sociale. Invece abbiamo problemi. Dove siete arrivati? Dove mi sono andato? Allora, i stranieri che avete sentito? Allora, per l'Europa 2020. Per Europa. Per Europa 2020, allora non avete sentito niente di quello che ho detto io. Avete fatto finta di sentire. Vabbè. Grande ammirazione per Franco Sotto, eccetera, eccetera, invidia, eccetera. Vabbè. Europa 2020, siamo in linea per l'educazione, per l'occupazione, tasso di povertà e inclusione sociale. Ci sono problemi dal punto di vista climatico, in particolare del ricambio delle fonti di energia. La percentuale di energia da fonti rinnovabili. Rispetto al consumo totale di energia
Al 2008 le Marche quotano 2,6%, l'Italia 6,8%, l'Europa 10,3%, ma l'Europa vuole arrivare al 2020 al 20%. L'Italia ha chiesto una deroga al 17,53%, le Marche si prevede che potrà arrivare al 15%, quindi abbiamo un problema di adeguamento. Noi abbiamo individuato quindi due problemi fondamentali all'interno di questa breve problematica che vi ho accennato. Uno, bisogna avere più reddito, e più reddito una piccola regione se lo procura soprattutto esportando, cioè attirandolo da fuori, considerando anche che poi il reddito che può venire dai contributi pubblici, a parte quello che arriva per l'agricoltura eccetera, saranno sempre minori. Ecco, un'altra cosa che abbiamo imparato oggi è che avremo sempre meno soldi, ci consoliamo dicendo però impareremo a gestirli meglio, e quello è una buona consolazione fino a un certo punto. Occorre più reddito e abbiamo individuato dei motori di sviluppo economico. Poi occorre anche più benessere. Le Marche sono considerate una regione a livello alto di benessere, addirittura l'IRPET nel 2003 la classificò al primo posto, poi secondo altre stime siamo un po'... Comunque stiamo sempre nel gruppo dei migliori. E bisogna ampliare e rafforzare i motori di sviluppo e bisogna creare interazioni virtuose tra sviluppo economico, quindi reddito e benessere. C'è un'interazione virtuosa perché non si può avere benessere se non c'è reddito, però nello stesso tempo non si vive di solo reddito e anche il benessere, la coesione sociale, tutta una serie di cose che adesso vi dirò, contribuiscono anche a rendere migliori le produzioni, quindi a vendere di più, quindi c'è un'interazione virtuosa. Ora, al centro di questa interazione virtuosa noi collochiamo a ragion veduta l'agroalimentare, che fa perno nella filiera prodotta dalla ruralità nel senso più ampio e più nobile del termine. Tra l'altro un dato che ho visto è che nel 2009 ci sono 37.700 imprese agricole, poi ho letto che il censimento del 2010 fa vedere rispetto al 2000 che c'è una riduzione di imprese agricole, però meno che in Italia. La riduzione in parte è un calo fisiologico, in parte anche dovuto al fatto che c'è un aumento di dimensione, qualche impresa agricola è sparita perché si è fusa con altre. Allora, quali sono i quattro motori di sviluppo economico? Poi ne citerò altri quattro di sviluppo del benessere. Sviluppo economico è industria e artigianato, con problemi che vedremo tra un momento. L'agroalimentare l'abbiamo messo, non è un ordine di importanza, insomma, comunque l'abbiamo messo al secondo posto. Il terziario avanzato, dove le Marche, essendo una regione però piccola, è un po' sottodimensionato, lì bisognerà lavorare nell'ottica della macro regione. E poi il turismo e l'ambiente. Ora, l'industria crea dei problemi perché è certamente un punto di forza delle Marche, ma è impensabile che noi riusciremo a mantenere nel prossimo decennio, già si vedono i dati, le crepe in questo periodo della occupabilità nel settore industriale. Noi abbiamo il 39,1% di occupati nella industria contro un 28,5% dell'Italia e contro un 27,5% della media europea. Quindi ci sarà sicuramente un ridimensionamento. Ci sarà quella che chiamiamo internazionalizzazione attiva, speriamo che sia attiva, nel senso una forma di delocalizzazione. Le delocalizzazioni non si possono impedire, le migliori sono quelle in cui si produce anche altrove, ma mantenendo la testa pensante, la rete del controllo anche all'interno della regione. Ci abbiamo il primo posto di imprese attive rispetto al numero degli abitanti, 101,9 imprese attive su 1000 abitanti contro 87,1 della media italiana, il che vuol dire che sono tantissime ma tante piccole. Questo è il dato principale, il connotato strutturale principale delle Marche, sia nel settore agricolo che nel settore industriale che nel settore del commercio. Abbiamo ancora tante micro e piccole imprese. Allora, se ci sarà un ridimensionamento degli occupati in agricoltura, da qualche altra parte dovranno andare. Allora, possiamo immaginare da un lato che vadano nel terziario avanzato, ma dall'altro che restino e tornino nell'agroalimentare, nel turismo e nella gestione dell'ambiente. Tra l'altro ho letto che l'industria agroalimentare è un'industria molto dinamica e oltretutto che ha dimostrato di reggere meglio alla crisi, quindi c'è questo discorso che viene fatto che un po' il settore agricolo fa da spugna, assorbe o trattiene occupati nei momenti di crisi, poi li rende quando l'industria tira di più. Le interazioni virtuose anche con il settore agroalimentare, dell'industria, dei prodotti, come dicevo prima, vengono da quella idea che c'è di BBF. Il modello BBF vuol dire belli e ben fatti. I prodotti che avranno successo nell'esportazione sono i prodotti tipici marchigiani, proprio perché ci sarà
una massa crescente di popolazione nei paesi a sviluppo più rapido, Cina, India, Brasile, Russia, eccetera, che domandano prodotti non di lusso, però di buona qualità, e quindi su questo noi ce la possiamo giocare. E allora di nuovo qui ritorna la ruralità, perché quali sono gli elementi, i motivi che danno spinta questi prodotti belli e ben fatti? L'identità territoriale, la cultura, i valori ambientali, il paesaggio, la storia, ecco, che sono valori tipici della ruralità. Vengo ai motori di sviluppo sociale, motori di sviluppo sociale che anche questi interagiscono con quei primi che vi ho detto, ma interagiscono anche con la ruralità, sono la formazione, e ho sentito oggi nelle relazioni che si dà molta importanza anche alla formazione nel settore agricolo o agroalimentare, la sanità, i servizi sociali, il governo del territorio, quindi formazione, governo del territorio, ma anche sanità e servizi sociali sono motori di sviluppo. Qualcuno dice no, questi sono motori di spesa, al momento sono investimenti che poi retroagiscono in senso positivo. Perché? Perché innanzitutto migliorano il capitale umano, in secondo luogo migliorano il capitale sociale, e sono investimenti sul valore di appartenenza, sull'integrazione ad esempio degli immigrati, sull'equilibrio tradizione innovazione, che è un equilibrio molto importante nel settore rurale, perché più tradizionale dell'attività agricola non c'è, però anche lì c'è bisogno di innovazioni. Sono investimenti infrastrutturali che sul territorio a favore del paesaggio, dei valori ambientali, della ruralità, della cultura, le cosiddette smart cities, cioè rendere più gradevoli anche le nostre piccole città, che è un altro connotato strutturale delle Marche. Abbiamo una urbanizzazione diffusa nel territorio, un rapporto stretto piccole città-campagna, ma anche queste piccole città, se vengono un po' rivitalizzate investendoci e mantenendole meglio, questo danno anche un valore aggiunto. Quindi reti di città integrate con reti rurali, non più la dicotomia città-campagna. Allora, detto questo, fatto questo quadro, che molto molto in sintesi vi ho dato un po' l'idea di come stiamo lavorando, e tra l'altro oltre che con il contributo degli esperti interni della regione che conoscono i singoli problemi, io mi avvalgo anche del contributo di alcuni colleghi, tra questi anche Roberto Esposti, con qualche discussione, tu mi hai detto di ricordarlo, l'altro giorno ci siamo incontrati, e uno dei problemi che ho segnalato era, insomma, le Marche si sono spostate tutte un po' la popolazione verso la costa, lasciando per fortuna intatta l'entroterra anche verso le montagne, le alte colline e le montagne, però bene o male bisogna anche riequilibrare, perlomeno trattenere questo esito, e qualcuno, in genere economisti industriali, chi se ne frega, svuotiamo pure, che ci importa, massimo possiamo cercare di investire sulla collina, ecco. Allora Roberto e io stesso abbiamo contrapposto questo, quindi stiamo discutendo. Allora, la politica di sviluppo rurale deve essere seguita con vari obiettivi. Innanzitutto tutela del paesaggio e del territorio. Ho letto che il 70% del territorio marchigiano e più della media nazionale è gestito da aziende rurali, da imprese rurali. Tutela della biodiversità e del clima, vi avete visto che noi siamo sotto sui problemi climatici rispetto agli obiettivi europei, e quindi trattenere popolazione attiva nel settore agro-rurale. So che devo usare sempre il termine rurale, che è il termine preferito da Franco, che mi ha dato molti insegnamenti in questa direzione. E poi c'è, però attenzione, anche lì in regione ci si è accorti che c'è un vincolo paesaggistico alla crescita del fotovoltaico, perché insomma bisogna anche un po' frenarla. Terzo aspetto importante dello sviluppo rurale a livello generale, sia per il benessere che per il reddito, è l'attrattività turistica, io l'ho messo tra i fattori di sviluppo economico il turismo. Quindi c'è un'offerta capitale, abbiamo visto, c'è un'offerta capitale di strutture ricettive, gli agroturismi, però abbiamo l'impressione che bisogna lavorare molto nella identità qualitativa di questi agriturismi. C'è un dislivello notevole, bisogna un po' che il turista da fuori riesca a capire, se arriva in un posto, che cosa trova. Certe volte trova agriturismi eccellenti, certe volte invece no, quindi bisogna qualificare meglio la qualità. Sviluppare, e si trova anche nel territorio, c'è uno stretto collegamento con la campagna, con le piccole città dell'entroterra, i centri termali e di benessere,
altre regioni, la Toscana, l'Emilia Romagna, ne hanno fatto, oltre che il Veneto, motivo di grande vanto proprio del territorio della regione, della bontà del territorio, delle acque, eccetera, eccetera. Nelle Marche siamo molto indietro, abbiamo 3 o 4 centri termali tradizionali, Genga, Acquasanta, le Terme di Carignano che non decollano mai, e Sarnano, eccetera, però non sono a livello perlomeno conosciuto degli altri. Tutti questi sono veicoli di identità territoriale che sono molto, molto importanti. Poi ci sono una serie di problemi da risolvere, mi vergogno un po' a dirli perché li conoscete meglio di me, problemi di isolamento, di disagi, isolamento nelle strutture di collegamento, quindi bisogna nel prossimo decennio almeno lavorarci, sia isolamento viario, sia isolamento tecnologico, quindi le reti anche tecnologiche non arrivano dappertutto in modo riequilibrante. Isolamento e disagio dei servizi per i paesi cittadini, diciamo periferiche, delocalizzate, c'è un forte invecchiamento segnalato dai dati che ci avete dimostrato anche adesso, e quindi scarso ricambio generazionale, c'è una preoccupante fragilità ambientale del suolo, rischio idraulico, 17% del suolo che ha rischio frane, 25% della superficie che ha erosione del suolo, e questo mantenendo, altro che svuotare l'entroterra, ma mantenendo una popolazione attiva consentirebbe di evitare questi disagi. C'è una frammentazione produttiva e quindi, come diceva Franco prima, bisogna senz'altro integrare la filiera. Tu dicevi che mi aspettavi al VAT, no? Io semplicemente prenderò le ultime 2-5 slide e le mettiamo nel nostro rapporto ed è fatto. Integrare la filiera, innovare, sviluppare il consolidamento dimensionale o perlomeno dell'attività di rete tra le imprese. Questo è un messaggio che ormai nel settore industriale è passato, si può restare piccoli perché si agisca in rete, deve passare anche nel settore della produzione agricola. Poi c'è il problema di redditività e lì devono agire anche non solo la competenza, l'efficienza, la formazione, ma anche le politiche devono essere fatte per quel che riguarda il problema della distribuzione, bassi prezzi all'origine, alti prezzi alla vendita al minuto e produzione comunque a basso valore aggiunto. Aggiungo un problema di finanziamenti che sicuramente viene sentito anche dalle imprese agricole, però in un rapporto che abbiamo fatto, eccoci qui presente anche Luca Papi, abbiamo presentato recentemente alla Regione sulla situazione del credito nelle Marche, abbiamo visto che le imprese agricole si sono avvalse in modo consistente dei Confidi, i quali a loro volta hanno avuto dei consistenti contributi dalla politica regionale. Quindi da quel lato lì i Confidi sono consorzi di garanzia che attenuano il rischio di credito da parte delle banche nei confronti delle piccole aziende. Allora, per concludere, io penso veramente che facciamo bene a inserire nel progetto Marche 2020 il problema agroalimentare in tutta la sua interezza, con l'interazione con il turismo, con l'interazione con la coesione sociale, con l'interazione con la gestione attiva del territorio. E quindi bisogna dare una rinnovata centralità allo sviluppo rurale all'interno del più ampio problema dello sviluppo economico e sociale. Grazie. Thank you.